Buongiorno a tutti, siamo live con il terzo panel dell'UTP NPL Forum e abbiamo tre ospiti d'eccezione per parlare della tavola rotonda di chiusura della giornata, quindi dei rischi e delle nuove opportunità della crisi. Con noi c'è Mario Resca, presidente di Confintrese. Buongiorno Mario. Buongiorno. Giovanni Gilli, presidente Intrum Italy. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti. E Mario Ferra, amministratore delegato di Glessidra Capital Credit. Buongiorno Mario. Buongiorno a tutti, buongiorno Massimo. Perfetto, allora entriamo subito nel vivo di questa, diciamo, parte conclusiva dove parliamo un po' delle note un po' dolenti ma anche insomma delle possibili opportunità, e quindi chiederei a Resca di aprire la discussione con diciamo un po' uno stato dell'arte di quelle anche numerico su quelli che sono un po' gli impatti della pandemia sulle imprese e quindi diciamo su anche i profili prospettici dal suo punto di vista privilegiato. Grazie. Grazie a voi. Intanto parliamo con Finprese, come vedete, l'associazione che associa un numero importante, 350 catene nel settore del commercio del retail. Noi abbiamo un osservatorio recente che è datato a febbraio, quindi del mese scorso. Il panorama è quello che conosciamo, di cui si dibatte continuamente. Per quanto riguarda i consumi ovviamente sono stati estremamente sacrificati, perché le chiusure dal fine febbraio dell'anno scorso fino ad oggi e l'andamento ondivago delle norme varie che si sono succedute e succedono in questi mesi ha creato evidentemente grandissima difficoltà agli operatori del commercio che sono legati al territorio, mentre le imprese solite industriali, il sistema Italia produttivo diversifica il proprio rischio nei vari paesi del mondo e fortunatamente abbiamo un sistema importante che soffre meno. Certamente il retail è legato al proprio territorio, alle proprie aree geografiche, all'andamento delle regioni che sono colorate di rosso anziché arancione, anziché giallo. Noi abbiamo avuto un anno 2020 difficilissimo, evidentemente, perché improvvisamente lo stop improvviso, le aziende non erano preparate, comunque venivano già da un 2019 nell'ambito dei consumi, quindi le vendite non brillante. Quello che abbiamo oggi è un totale mercato negli ultimi 12 mesi, parlo del retail, food e non food, parlo della ristorazione, togliamo il food, quindi i supermercati e quant'altro, ma la ristorazione, l'hotellerie, l'arredamento, l'abbigliamento, il tessile e quant'altro, hanno subito un grande problema di abbassamento evidentemente delle vendite, e noi valutiamo, secondo il nostro osservatorio fatto con Ernst & Young, EY, gli ultimi 12 mesi i dati sono meno 46%. Quindi ovviamente ci sono momenti difficili, è una selezione in corso peraltro, molte aziende sono ovviamente in grave difficoltà, molte catene stanno ristrutturando la rete, stanno facendo tutto quello che è necessario in emergenza, evidentemente, di abbattere i costi, gestire il personale, trarre beneficio laddove è possibile, ovviamente dalla situazione legata alla cassa integrazione chi poteva, ma molte aziende quando chiudono, per esempio, non c'è cassa integrazione che tenga, perché i posti di lavoro si perdono, e come sappiamo sono oltre 400.000 i posti persi nel 2020. Quello però che abbiamo visto è che in momenti di apertura, quindi l'euforia che c'è stata per esempio nel periodo di sera l'anno scorso, chi può, il rimbalzo è molto più rapido di quanto si temesse, quindi la voglia di consumare. Devo dire che infatti i depositi, i risparmi delle famiglie sono aumentati, per esempio proprio perché esisteva il problema del non spendere. Quindi quello che è successo è che il peggiore dei settori è stato quello della ristorazione, evidentemente tutto quello che è legato al turismo. Le grandi città, i centri hanno sofferto, le periferie meno, i centri commerciali purtroppo sono stati chiusi, rimangono ancora chiusi sabato e domenica, creando questo per motivi supposti sanitari. Noi diciamo che in realtà i centri commerciali sono molto più preparati a gestire
a gestire la sicurezza sanitaria e a rispettare le norme, ovviamente che vengono richieste dalle norme sanitarie, però questa è una battaglia che noi abbiamo fatto, come facemmo quando si decise nel 2019 di chiudere tutte le domeniche, per esempio, ma le norme sanitarie impediscono ancora oggi ai centri commerciali nelle zone arancioni e nelle zone rosse di aprire sabato e domenica, quindi sacrificando ulteriormente i consumi. Devo dire che il settore che regge meglio il non food è per esempio la cultura. Le librerie sono in un periodo molto positivo, più 6-7% l'aumento di vendite nel settore dei libri fisici. Qual è il problema che abbiamo e stiamo vivendo? Intanto è l'online, cioè le vendite online sono a doppia cifra, in alcuni settori a tripla cifra, la fanno da padrone ovviamente i nomi che tutti noi conosciamo, ma questo ha accelerato anche da parte delle imprese l'investimento, chi poteva, quindi le catene, quelle che sono più preparate, quelle che hanno capacità di accedere al mercato dei capitali, quelle che hanno competenze e possono ristrutturarsi rapidamente, quelle che avevano già iniziato a vendere online, evidentemente queste hanno un impatto molto minore rispetto all'andamento generale del... Cosa sta succedendo? Sta succedendo che la ristrutturazione delle reti porta alla chiusura dei punti vendita. Noi riteniamo che siamo verso un 30% di chiusure che sono in corso, l'onda lunga sta arrivando adesso nel 2021, le prospettive per il 2021 non sono facili perché come vedete siamo ancora in emergenza dal punto di vista sanitario. I dati ultimi, l'arrivo se volete di un nuovo governo tecnico guidato da Mario Draghi ha creato stabilità e una visione sul futuro più positiva. Ovviamente le vaccinazioni sono un elemento importante, il mercato dei capitali è rasserenato, ci sono grandi operazioni di M&A in corso, i fondi private equity sono molto attivi, il consolidamento delle catene, quindi l'acquisizione, il consolidamento della massa critica, che è un elemento fondamentale di sopravvivenza delle aziende, viene aiutato dal mercato dei capitali, ovviamente dai fondi private equity, che ancora c'è abbondanza di capitali nel mondo. Le banche fanno ovviamente quello che possono, fanno il tifo per i loro clienti, devo dire, quindi stanno laddove possibile supportando le aziende, questo è un fatto fondamentale. Le aziende nel 2000 sono più preparate a ristrutturare, sanno usare meglio quei pochi fondi di restoring o di sostegno che stanno arrivando. C'è un grande movimento per attingere fondi da terzi, club deals e quant'altro. Il sistema ha voglia di uscire da questa crisi, quindi devo dire che il cambiamento anche del governo è stato salutare perché ha creato fiducia, il mercato dei capitali si è attivato, il real estate che si pensava fosse in grave crisi si è ripreso, soprattutto il mercato del residenziale, che vuol dire che i risparmi dei consumatori, i risparmi ci sono andati e stanno investendo nel real estate, questo è un fatto positivo. Ovviamente lo smart working, il cambiamento degli orizzonti sta creando anche questo incentivi al momento di capitali. Certamente sappiamo che la voglia di investire, di spendere, di consumare, che è stata sacrificata in questi ultimi 12 mesi per lungo tempo, c'è. E i consumi hanno voglia di... Bisogna che le norme siano a sostegno dei consumi. I consumi sono quelli, non possiamo sacrificare i consumi sono quelli che consentono al mercato di riprendere, a tutta la filiera del valore di ripartire. Noi il retail era l'ultima fase, il B2C, ma tutto il B2B che c'è dietro è fondamentale, quindi si produce quello che si vende. Si è imparato molto bene negli ultimi mesi a gestire meglio il magazzino, a gestire tutti i flussi di cassa. La crisi c'è, molte aziende spariranno, ma molte nuove. Sempre c'è un fenomeno interessantissimo, è quello dei digital retailers. Cioè nascono imprese nuove che partono come imprese di retailer digitali.
Perfetto, su questo la interrompo un istante, lascerei a questo punto un attimo la parola a Giovanni Gilli, visto che il quadro descritto è abbastanza variegato e presenta ovviamente sia delle luci che delle ombre, perché ci sono chiaramente dei momenti di rilevante criticità, insomma c'è qualcuno che soffre e qualcuno che magari guadagna anche da questa situazione. Chiederei un po' a Gilli di illustrarci quelle che sono a suo avviso le sfide per tutti, un po' le challenge per tutti gli operatori del sistema. Grazie. Grazie Massimo, grazie anche perché mi permetti di cavarmela, perché insomma tra rischi ed opportunità almeno usiamo una parola sfida che sta in mezzo, cioè dato che di sfide sul tavolo ce ne sono tante, a seconda di come ce le gestiamo possiamo gestire i rischi e tentare di creare qualche opportunità, quindi approfitto di questo assist e scusate, sono sfide aperte, cioè aperte nel senso che non le abbiamo ancora né vinte né perse, secondo me, però dobbiamo muoverci affinché, ecco, possiamo gestirle verso la vittoria. Scusate, ne tocco tre, poi ce ne sono N altre. Molto rapidamente, praticamente sono temi grossi, se vuoi, magari in un secondo girone possiamo affrontare qualcuno più in dettaglio. Tre che sono, secondo me, sfida a livello di sistema, sfida a livello di banche e ne approfitto, scusate, nel mio giardinetto, sfida a livello di service, bene o male. Ecco, allora, scusate, rapidamente, a livello di sistema, quindi intendo dire al sistema politico-istituzionale, parliamoci chiaro, guardando largo. Noi abbiamo guadagnato tempo, forse siamo stati anche bravi, cioè nel senso che l'emergenza in qualche maniera con alcuni cerotti ce la siamo gestita, voglio dire, liquidità nel sistema, blocchi ai licenziamenti, cassi, insomma, ecco dai, cioè, abbiamo tenuto da quel punto di vista. Però attenzione, quello che io dico non è che abbiamo utilizzato questo tempo alla grande, perché guardate com'è passato un anno. Quindi io dico, in questo anno forse qualcosa di più potevamo fare. E tocco due punti che secondo me sono quelli, proprio gli snodi, che se non ci affrettiamo ad affrontare, appena finiscono le moratorie e i blocchi ai licenziamenti, la paghiamo. Allora, uno è interventi strutturali sulle aziende e interventi strutturali sul mercato del lavoro. Due punti essenziali per me su cui non vedo progressi. Interventi strutturali sulle aziende, parlo di processi non emergenziali, ma diciamo di medio-lunga visione, su una politica industriale, sul rafforzamento patrimoniale delle aziende, sarà fondamentale ai fini di riequilibrare le concentrazioni. Allora, se ne era parlato all'inizio, vabbè, su alcune cose stanno per fortuna tornando fuori, patrimonio dedicato. Del CDP, cioè, ecco, faccio un esempio, ma insomma, ecco, sono quelle cose lì su cui però io penso che ci si debba aspettare un'accelerata, perché tra un po', i conti si presentano. Uno, due, interventi strutturali sul mercato del lavoro. Anche qui, ok, abbiamo tenuto botta tra le casse integrazioni, eccetera, eccetera, ma politiche di riqualificazione. Di allocazione della domanda offerta del lavoro, una politica del lavoro difficilissima, e per carità di Dio, perché sono anche scelte, tra virgolette, politiche. Quindi, però adesso abbiamo un esecutivo abbastanza, diciamo, di sistema. Quindi, ecco, lì mi aspetto un salto di qualità importante. Per gestire bene sta roba, ovviamente, tre cose, ma proprio le butto lì, deve essere sviluppata molto bene la collaborazione pubblico-privato, perché se lasciamo in mano tutto al pubblico, sì, bene, ma poi abbiamo l'economia statale del 1900, ecco, oltre Cortina, che forse non ci piace, quindi dobbiamo collegare. Dobbiamo riuscire a indirizzare tutta quella stragrande volume di risparmio non utilizzato nel sistema verso gli investimenti produttivi e piccolo, cioè no, piccolo per niente, ma diciamo particolare un po' più di dettaglio, dobbiamo trovare delle idee per sostenere la famosa area degli UTP, degli Unlikely to Pay, dove forse ne avete parlato nei panel precedenti, che oggi è la più scoperta, è la frontiera più delicata, più avanzata, più pericolosa e non ci sono ancora delle idee di rafforzamento della medesima, punto. Rapidissimamente, banche. Allora, banche, sì, qui per fortuna noi siamo entrati in questa crisi col sistema bancario non come un problema, ma come una potenziale risorsa, perché se fossimo stati in questa situazione come avevamo, ecco, nel giro precedente dal punto di vista del sistema finanziario e bancario, aiuto.
Per fortuna lì i progressi sono stati molto importanti e oggi ci permettono di gestire la situazione finanziaria del paese in modo più tranquillo. Però adesso le banche hanno anche loro delle belle questioni, perché ovviamente hanno il tema del sostenere il sistema industriale in una situazione chiaramente più rischiosa. Ma attenzione che bisogna fare i conti con l'oste che si chiama BCE, cioè quanto la BCE, che giustamente ha avuto anche all'inizio un approccio direi più flessibile del previsto, sopra l'inizio, ma poi ha tirato un po' il remo in barca. Quindi lì c'è la dicotomia, perché quanto le regole BCE permetteranno alle banche di essere più generose, più supportive in questa fase, anche al di là di quelle che sono le regole scritte nella pietra, che 0,1 oltre l'NPL ratio non ci si può andare se succede un macello. Ecco, questo, se permettete, è l'altra grossa incognita, a cui si accoppia anche, ma se vuoi la tocchiamo dopo, secondo me è un issue molto importante sull'approccio delle banche verso le famose situazioni debt to equity, cioè le situazioni in cui sei forzato a trasformare un prestito in capitale. Che certe volte sono delle situazioni giustamente di aiuto alle aziende, ma aumentano, cioè cambiano molto il modello di business della banca. Quindi tema molto, molto grosso, lo butto lì, poi vediamo. Terzo capitolo, parliamo dei servicer, perché comunque anche i servicer di recupero hanno un ruolo in questa fase ovviamente molto, molto importante, come chiunque può capire. Allora, uno può dire sono tra i pochi fortunati, perché chiaramente hanno un business che, ohimè, è destinato ad aumentare, ed è vero, però attenzione, perché aumenta il volume, ma il mestiere diventa molto più difficile, cioè l'attività di recupero in questa situazione, credetemi, è molto challenging. Questa è una vera sfida. Allora il rischio è di avere un sacco di volumi da gestire e i margini, che se tu non sei capace di gestirlo bene rischiano di andarti sottoterra, perché hai tanta roba, recuperi poco, cioè, ecco, mi spiego. Allora questo è il punto, è importantissimo, ma sta succedendo, che i servicer siano pronti a proprio cambiare pelle, cioè cambiare il modello di business in modo profondo. 3-4 esempi: cambiano le logiche di recupero, scusate, fuori dai tribunali il più possibile e negoziare con i debitori, che poveretti non sono a differenza di prima sono molto meno colpevoli, perché non è colpa loro se sono in certe situazioni difficili, ma è chiaro se c'è un'esternalità. Poi il tema dell'innovazione ovviamente diventa fondamentale, perché nella gestione di queste posizioni che aumentano, intelligenza artificiale, la capacità di selezione, di prioritizzare, diventa fondamentale. Voi capite che quando un service deve gestire 300.000 posizioni singole diverse, o ha un sistema che lo aiuta a indirizzare gli sforzi, se no ci si perde. Processi ovviamente molto più rapidi, ampiezza dell'offerta, perché oggi alle banche, sì, prima era solo recupero legale delle sofferenze, oggi se vuoi fare un servizio a 360 gradi devi intendertene di UTP, di high risk, ecco, quindi c'è proprio l'offerta si allarga. Ultimo ma più importante di tutto all'interno dei servizi, è che cambiano le necessità in termini di skills. Cioè, mentre prima era un mestiere, scusatemi, un po' affidato alle competenze legali, paralegali, giuridiche, eccetera, perché alla fine il 90% delle questioni erano, oggi è cambiato il mondo. Oggi c'è bisogno di esperti di azienda, esperti di industria, strutturatori, cioè, ecco, veramente la parte finanziaria. Cioè, la gente che c'è bisogno, che deve essere introdotta nel mondo dei servicer, è veramente molto diversa e molto più complessa. E questa qui, vi assicuro, è una trasformazione in atto, ma è molto challenging. Ecco, questo è assolutamente così. Grazie. E Mario Fera, a questo punto abbiamo visto diciamo con Resca il quadro, diciamo, tra luce e ombre delle imprese, gli impatti della pandemia, settori che vincono, settori che perdono. Abbiamo fatto con Gili una carrellata, diciamo, un po' delle sfide principali per gli operatori. E, a mio avviso, il tassello che manca a questo punto è guardare a questo mondo delle ristrutturazioni, ossia quello degli operatori, tra i quali, diciamo, ha una storia, diciamo, di tutto rispetto anche Clessidra SGR, che di fatto
nel dialogo delle imprese vanno a cercare di svolgere questo lavoro difficilissimo a metà strada, che non è recupero, non è gestione dei crediti in bonis, ma è turnaround management, diciamo, di che cosa si tratta e come si chiude questo cerchio in una fase come questa, dove è praticamente un po' il fulcro diciamo, di tutta la risoluzione di questo processo tra pandemia, ripartenza, è un po' in mano alla capacità del sistema di ristrutturare le imprese. Come si fa, chi lo fa e se ci si riesce? Allora, è una domanda molto, molto sfidante la tua, ed è un po' quello che ci stiamo confrontando tutti noi, perché è un momento chiaramente di straordinaria complessità. Giusto 2 secondi, Clessidra è entrata nel mondo delle ristrutturazioni nel 2019, quindi ben prima di questo 2018-2019, quindi ben prima di tutto questo caos che si è venuto a generare, e perché eravamo convinti che, vista la nostra esperienza nel mondo del private equity, eravamo in grado, o pensavamo di essere in grado, di poter fornire anche un supporto alle aziende, non soltanto quelle in bonus, rilancio, crescita, accelerazione dello sviluppo, ma anche fornire sostegno e supporto a chi stava attraversando sicuramente delle crisi temporanee finanziarie o industriali. Questo ovviamente è cambiato in maniera drammatica, no? Quando c'è stata la pandemia e quindi tutto il blocco industriale che ne è derivato. Io vi dico soltanto che abbiamo, è stato nel 2020, abbiamo acquistato 2 aziende facendo due diligence soltanto live, soltanto in remoto, una roba che non era mai, no? Cioè, le persone le abbiamo conosciute soltanto dopo, giusto per darvi l'idea, insomma, della... Però siamo andati avanti. Adesso siamo veramente convinti di poter dare un supporto veramente tangibile agli imprenditori, alle banche, perché di fatto noi cerchiamo di porci un po' come trade union tra situazioni di criticità che ci sono all'interno delle aziende che hanno, stanno attraversando, che possono essere dovute a bassa patrimonializzazione, a crisi finanziaria, oppure situazioni sicuramente di natura di business non più come si prevedeva prima, ma dall'altro lato cerchiamo di fare anche di offrire una soluzione anche al sistema bancario, no? Quindi alla gestione dei loro crediti, che non, ovviamente noi ci focalizziamo soltanto sulla parte high risk, sulla parte UTP, non sappiamo nulla di recupero, non lo sappiamo fare, e non ci interessa, ci sono altri soggetti molto più attrezzati e più competenti di noi. Noi a confronto siamo una piccola sartoria che si focalizza nel tentare di rilanciare come dire, un numero limitato di aziende industriali del tessuto italiano. E questo per noi è fondamentale, no? Perché riteniamo di poter dare un supporto e anche una spinta anche a quel punto che diceva prima Giovanni, no? Il tema delle banche e la conversione debt to equity, no? Che alla fine è un problema molto critico per loro. Noi questo lo superiamo perché ci poniamo come partner della banca, perché di fatto come noi anche Giovanni ha questo tipo di approccio, siamo in partnership col sistema bancario, però abbiamo un altro atu, perché sappiamo parlare la lingua degli imprenditori, quindi sappiamo di che cosa significa fare azienda, fare impresa, significa cosa significa portare competenze e quant'altro, e quindi cerchiamo di mediare queste due per dare supporto. Giusto per darvi un'idea, quando noi abbiamo lanciato il fondo, il nostro fondo era un fondo d'apporto. Cosa significa? Significa che il nostro intento era quello di lavorare insieme alle banche per poi sviluppare una piattaforma di gestione di UTP e di aziende sottostanti con l'auspicio di poterle rilanciare. Non avevamo e non abbiamo e non intendiamo avere l'approccio, come dire, molto di selettivo single deal che fa l'operatore estero che viene, prende soltanto un'operazione, come dire, assolutamente protetta, asset based, quindi con, cioè, noi siamo pronti ad entrare e mettere a rischio anche la nuova finanza ed equity, perché di fatto noi non siamo soltanto dei gestori, ma abbiamo raccolto capitali da investitori istituzionali e lo mettiamo a servizio delle nostre
società in portafoglio per sostenerla e rilanciarla, quindi significa che noi da creditori ci trasformiamo senza problema in azionisti, poi da decidere se siamo piccoli, medi o grandi azionisti. Questo è un accordo che è funzione dell'accordo che si raggiunge con il ceto bancario e con l'impresa nell'intento di sostenerli. Quindi per noi questo è fondamentale. Quindi quando si faceva prima riferimento, no, all'intervento statale, per me per alcuni versi è cruciale, no? Poi sicuramente non ci deve essere la deriva, perché, no, ricreare scenari orribili di anni fa, che poi dobbiamo rismontare, poi c'è di nuovo l'opportunismo e quant'altro, non mi sembra abbastanza corretto. Però c'è anche quello che era venuto poche settimane fa, no, del patrimonio rilancio, questo intervento da parte CDP. Cioè, se riusciamo a creare un sistema dove c'è un lavoro d'insieme istituzionale, CDP, il sistema bancario, operatori come noi, non siamo tanti, ma ci siamo, operatori specializzati che sanno fare questo mestiere, secondo me siamo in grado di poter dare un'accelerazione molto importante, perché ci sono una marea di settori. Adesso dottor Resca prima parlava della parte del retail, ma ci sono tanti subsettori e quant'altro che sono, cioè, altri che hanno beneficiato, altri che sono in grosse difficoltà, e secondo me con degli aiuti mirati, con le conoscenze e le competenze che operatori come noi hanno, secondo me possiamo fare e possiamo aiutare. Certo, bisogna superare un po' la reticenza del sistema bancario, che deve dire accetto di essere aiutato da un soggetto esterno, perché questo è un tema essenziale, e poi anche l'azienda, l'imprenditore, la famiglia, comunque essa sia, insomma, a comando di quella, il management deve accettare di avere supporto anche da un soggetto esterno. Lo facciamo assolutamente in maniera non assolutamente non ostile, perché questo è un po' un elemento fondamentale, no? Perché il problema è che questi soggetti come noi poi vengono visti come, no, sono dei rider, approfittano. E questo è fondamentale, questo non è il nostro stile. Io l'abbiamo sempre definito dal primo giorno: le operazioni non le facciamo soltanto se c'è il consenso, se non c'è una condivisione del punto di arrivo, noi ci tiriamo serenamente indietro e lasciamo a qualcun altro, ad altri, trovare delle soluzioni o come andare avanti, perché se no non ha senso, non è questo come funziona il sistema industriale, il sistema aziendale italiano. Il supporto è fondamentale, e anche il supporto non soltanto manageriale, ma anche di natura finanziaria. Quindi, come dicevo, facciamo nuova finanza, per darvi un'idea, anche può sembrare un po' curiosa, ma in realtà poi altri si sono attrezzati in maniera diversa. Ci siamo anche attivati per fornire anche finanziamento sulla parte più nobile, no, delle aziende del capitale circolante, comprando una piccola azienda di factoring, perché, ma non perché ci vogliamo mettere in concorrenza col sistema bancario o quant'altro, ma perché riteniamo che con le determinate competenze che si maturano in questi settori siamo in grado anche di poter capire come poter aiutare aziende che si trovano in difficoltà, prossimi o in procedura o comunque in situazione di stress, e li possiamo sicuramente aiutare e sostenere. Questa è un po' la visione d'insieme. Quindi devo dire che ero molto pessimista all'inizio del 2020, perché temevo veramente una deriva incredibile, no, di aziende, e questo non è avvenuto per tutti i supporti che lo Stato ha dato, quindi questo bisogna darne atto. Però adesso ci deve essere un cambio di marcia molto importante, perché dobbiamo fare, no? Perché prima abbiamo tamponato, bloccato un'emorragia, adesso però dobbiamo trovare delle soluzioni veramente costruttive per cercare di rilanciare un po' tutto il tessuto, perché ci sono delle straordinarie aziende, delle straordinarie capitani d'azienda che meritano di essere sostenuti in questo. Ottimo, grazie mille. Allora, noi abbiamo, diciamo, con l'obiettivo di terminare per l'una, abbiamo tempo per un altro giro, poi insomma a seconda delle domande. La cosa su cui vi chiederei, diciamo, magari qualche spunto, è che un po' da quello che è emerso, in realtà ci sono, secondo me, due temi. Da un lato anche la notoria dimensione granulare spesso di molto del tessuto imprenditoriale italiano, il che comporta delle necessità di gestione industriale sia con i provider, e l'altra cosa che, diciamo, secondo me va un po' affrontata è il ruolo dello Stato, ossia di come uscire da questa fase temporanea di supporto alle imprese, tutto sommato facendo una dolorosa scelta tra quelle che si possono sostenere
perché diciamo hanno la possibilità di rifarsi, e quelle che in realtà diventa un attimino, insomma, come posso dire, non bisogna fare accanimento terapeutico, bisogna, cioè, alla vitalità del sistema delle imprese è necessario che contribuisca anche, insomma, la sopravvivenza di alcune e la chiusura di altre. Quindi diciamo su queste due cose farei il giro all'inverso, così facciamo poi concludere Resca, e partirei da Gilli. Eccomi. Allora, dimensione granulare, sì, vantaggi e svantaggi del nostro mondo. Scusatemi, no, ce l'abbiamo, non riusciremo a stravolgerla. Chiaramente è un problema grosso quando devi andare a pensare come aiutare le piccole e le piccolissime, perché allora è chiaro, il discorso di Mario Fera prima era perfetto, cioè, e quindi il loro ruolo sarà importantissimo in questa fase da qui in avanti. È chiaro però che loro possono intervenire e già intervengono su aziende sufficientemente piccole, credo, poi lui ovviamente molto meglio di me sarà in grado di confermarlo, ma sotto una certa soglia, ohimè, proprio diventa difficile. Allora, trovare delle soluzioni lì sarà fondamentale, non lo so, lavorare a livello di filiera, creare dei fondi dove ci metti dentro le piccolissime, ma in una logica di aggregazione. Idee se ne possono tirare fuori molte, sono di applicazione complessa, però allora io voglio dire, molti incentivi che avremo a disposizione io proprio le metterei a forzare, favorire il più possibile l'aggregazione di aziende, con l'aiuto di operatori, ma che devono essere messi in grado di farlo in modo economico, perché ecco, quindi questo se vogliamo sul primo punto. Il discorso dello Stato, lo accennavo un po' prima, è chiaro che è l'altro snodo. Allora, fatemi dire questo, dove il ruolo dello Stato non è fondamentale, cioè, allora, di nuovo, io sono tranquillissimo, perché è chiaro che operatori privati di mercato, voglio dire, come i fondi, le Sidra, ma anche altri, eccetera, io voglio dire, sono totalmente convinto che chi meglio di loro, so che è un passaggio bruttissimo, perché dovrai decidere chi ce la fa e chi non ce la fa, chi sta in piedi, cioè, ma scusatemi, da un punto di vista professionale, io, cioè, chi meglio di loro, chi meglio di strutture del genere è in grado di prendere decisioni giuste? Scusa, molto più agitato sarei se questa attività dovesse essere svolta solo e esclusivamente da organismi statali. Poi, chiaro, scusatemi, dimentichiamoci di picche che ha le professionalità assolutamente, quindi se vogliamo poi un animale molto più complicato, però se fossero organismi statali messi in piedi, comitati piuttosto che, allora lì è che io dico pubblico-privato può essere la risposta vera, perché allora mettendo assieme gli interessi di tutte e due, lasciando al privato o chi perlomeno ha un track record e l'ha fatto da lustri di prendere decisioni, e lo Stato poi può aggregarsi, può aiutare, può intervenire magari anche, cioè, tutti nella stessa barca, ma magari anche con delle waterfall diverse, quindi però ci devono essere tutti e due, e scusatemi, possibilmente chi deve tirare dritto, deve tirare la linea è chi ha già dimostrato di saperlo fare, direi così. Ottimo, grazie. Andando il giro all'inverso, Fera, granularità e il ruolo dello Stato, quanto, come gestirle, quanto aiuta, quanto disturba? La granularità è un bel tema, nel senso che c'è una dimensione minima dove alla fine, al di sotto del quale si fa fatica anche a poter provare a immaginare degli scenari di aggregazione o di rilancio di queste aziende. E questo è un tema però molto, molto importante, no? Perché ci sono parecchi settori italiani che hanno queste connotazioni, hanno queste caratteristiche. Quindi io non vi nascondo che più di un anno fa noi avevamo intrattenuto discussioni con operatori come dire, molto, molto più grandi noi italiani, che hanno anche questa missione. Mi faccio riferimento, abbiamo parlato di CDP, è giusto anche citare anche l'altro soggetto, no? Che svolge un'attività non dissimile, che si chiama ANCO, che sono dei soggetti che adesso, mi dispiace per loro, che accumulano, però sotto hanno una marea di migliaia di aziende che
devono essere gestite, devono essere aiutate. E lì dentro c'è veramente da zero a, a 50 milioni. Ci sono aziende sane, aziende che stanno bene e aziende di cui non si sa neanche come poter, dargli un supporto, perché a molte volte mancano gli strumenti. Giusto per darvi un'idea, un anno fa, quando sono partiti i supporti SACE e gli aiuti di Stato, vi ricordo che c'era stata tirata una linea. Le aziende che si trovavano gli UTP pre-Covid non potevano approfittare bene, comprendo la scelta, però poi questa deve essere rimodulata, perché non può essere perenne, perché allora cosa faccio? Decido che dal giorno X aiuto una società e quella che è andata a finire il giorno prima no, anche se magari merita di più. Cioè, adesso non voglio entrare in meriti ambiti politici, però c'è un aspetto molto cruciale dove sicuramente l'intervento dello Stato deve aiutare sotto forme di supporto e sostegno, e poi ritengo che ci devono essere soggetti, come dire, indipendenti, privati, che devono essere in grado di poter operare e, ahimè, fare anche queste selezioni. Possono sembrare crudeli, però alla fine bisogna anche, cioè alla fine siamo dei soggetti economici, cioè io devo dare conto della raccolta del denaro che poi vado a investire, e quindi devo tener conto se ho generato un ritorno, delle perdite o quant'altro. Poi le logiche possono essere anche diverse, però allora dobbiamo essere, come dire, dobbiamo definire se il quadro è quello di sostegno a prescindere dal ritorno, piuttosto che invece lo faccio con una spinta chiaramente economica. Tutto bene, basta semplicemente però avere gli strumenti per poter fare questo. Non dico che uno è sbagliato e l'altro corretto, ma devono essere contestualizzati. Allora andiamo a resca sulla fase conclusiva, quindi come diciamo un po' la granularità, diciamo piccolo e bello, però forse per uscire dalla crisi c'è bisogno di che l'Unione faccia la forza, e anche nella gestione del rapporto con lo Stato, che insomma in realtà da un lato aiuta, dall'altro lato potrebbe diventare forse un partner ingombrante. Qual è insomma un po' il punto di vista soprattutto delle imprese per affrontare questo tema? Beh, il tema granularità vuol dire piccole imprese. Il piccolo e bello, dicevamo, fino agli anni 90, poi ci siamo accorti che la globalizzazione e l'apertura dei mercati e la dimensione è un elemento competitivo importante. Quando sei piccolo sei debole, non hai capacità di investire, non hai economie di scala, non sei in grado di attrarre risorse umane, quindi competenze adeguate, non sei in grado di attrarre capitali. E questo è il grande problema dell'Italia. L'Italia è un paese che non ha, se guardiamo delle catene, parliamo del retail per un secondo, o dei servizi, non ha una catena alberghiera internazionale, un paese di una grande vocazione turistica, tutti gli altri paesi quando possono investono, ma poi, ma l'Italia non ha una catena alberghiera né nazionale né internazionale che sia stata in grado, non ha per esempio catene di ipermercati, supermercati, di centri commerciali. Noi hanno investito in Italia, quindi chiunque quando investe porta la propria filiera di prodotti, porta la propria cultura, l'Italia non è stata in grado di fare. Cosa è successo? E lo dico perché lo Stato purtroppo nei decenni non ha aiutato, vuol dire compagnia di bandiera, non abbiamo avuto il coraggio di far fallire l'Alitalia, l'abbiamo tenuta per 20 anni. Capitani coraggiosi che hanno fallito clamorosamente, se vuole tutta la vischiosità, l'incapacità l'abbiamo visto con le antisocietà, i salvataggi pseudo dell'acciaio, che anche questo è un elemento importantissimo. L'abbiamo visto, io posso dire, mi sono occupato di zucchero. L'Italia aveva 36 zuccherifici, sono stati tutti chiusi a favore della Germania e della Francia, che hanno dimensioni e capacità. Mi sono occupato di cultura, sono stato 4 anni al Ministero dei Beni Culturali, ho dato il mio tempo al mio paese e questo è stato un privilegio. Mi sono occupato di commissario straordinario al Ministero dello Sviluppo Economico e ho conosciuto quello che si chiama la burocrazia. Stato vuol dire burocrazia.
Covipresa è nata nel 1999 per aiutare le aziende del settore del retail che vedono chi si espande. Un conto è avere un piccolo negozio, tenerlo per la famiglia e salvaguardarlo con le strutture locali, i vigili, dare il caffè o quant'altro per mantenere i privilegi che hai. Un conto è aprire 10, 20, 30 punti vendita in Italia all'anno, 40 o quel che sono, e scontrarsi con un sistema Italia che ha nella burocrazia un elemento di grande debolezza. Cioè io sono stato, per esempio, quando ero in una famosa azienda che si chiama McDonald's, ho fatto 15 anni lo sviluppo in Italia e sono stato presidente dell'American Chamber of Commerce, per esempio. Le imprese che investono in Italia non hanno il problema sindacale, il problema dell'imposizione fiscale, ma la grande spauracchio è la burocrazia, che rende incerti i tempi e i costi dell'investimento. Fare imprese in Italia, se vuoi fare secondo le regole, e le regole, credetemi, sono difficilissime da interpretare. Noi abbiamo tre volte più regole rispetto, gestiamo la governance dell'Italia tre volte di più rispetto alle leggi che ci sono nella media europea. Quindi la burocrazia è una... Adesso finalmente Draghi, io mi auguro, perché sono 30 anni, lavoriamo da molti più decenni, ma la burocrazia, abbiamo sentito sempre molti governi, quindi parliamo un po' di politica e di politica economica, e dicono la riforma della pubblica amministrazione. Draghi lo ha detto come uno dei punti principali, i vaccini, cioè la vaccinazione, le infrastrutture e la riforma della pubblica amministrazione. Vi garantisco che avendo fatto il burocrate all'interno, quindi a Roma per parecchi anni, quindi direttore generale di un ministero, vuol dire sei collega di tutti gli altri ministeri, quindi sei... Io vengo e ho costituito assieme ad altri gruppi all'epoca Confimprese, che ha nei punti fondamentali la lotta alla burocrazia, la trasparenza del mercato. Sono entrato nel mondo dei grandi burocrati e sarà difficilissimo anche per Draghi. Draghi lo vede, tu fai le leggi, fai i DPCM, poi passi attraverso i lacci e lacciuoli della burocrazia, passi attraverso i provvedimenti di decreti attuativi li fanno la burocrazia, che se vedete premesso che, c'è cioè tre pagine di visto premesso che delibera, ma vai a vedersi queste tre pagine, è l'avvolgersi in un sistema talmente difficile da dipanarsi che o uno ha il coraggio, veramente, bisogna avere le competenze, la voglia, il potere contrattuale e i partiti uniti, per fare questa riforma, perché altrimenti ho visto saltano i governi se tu veramente vuoi incidere contro la macchina, che vuol dire tutte le istituzioni, di tutti i tipi, dalla magistratura, burocrazia, vuol dire la difficoltà che abbiamo a fare i decreti aggiuntivi, la difficoltà che abbiamo a fare uno sfratto, la difficoltà dei fallimenti e quant'altro, la difficoltà di, il Ministero dello Sviluppo Economico si occupa delle aziende in crisi, quindi la legge Marzano, le Prodi bis, quindi che hanno l'obiettivo di tenere in piedi le aziende e poi, da dove è possibile, vendere gli asset funzionanti. È difficile, è dura. Quindi il grande gioco con lo Stato è questo. Devo dire che poter dare snellezza e poter dare agilità e poter mettere a terra i vari provvedimenti, bisogna passare attraverso una riforma della pubblica amministrazione, ma centrale e anche periferica, perché lo vediamo adesso il rapporto con le regioni. Quindi noi vediamo che per noi, cioè aprire per esempio un ristorante, tu vai attraverso 28 diversi tipi di certificati, passi molto spesso sotto le forche caudine della burocrazia, che non, questo dice la Corte dei Conti, dove la burocrazia è corrotta e questo è, sono dati ufficiali, non basta leggere le relazioni ogni anno della Corte dei Conti, ce lo dice. E quindi questo favorisce, ma l'ha detto anche Draghi, cioè questa burocrazia favorisce evidentemente tutta una serie di sistemi che non sono leciti, perché vince il più furbo, il più abile. E quindi la trasparenza del mercato che noi predichiamo come associazione, noi siamo uniti a suo tempo perché aziende che investono e vogliono svilupparsi, questo è. Allora perché siamo diventati piccoli e non siamo così internazionali? Perché lo sforzo di aprire punti vendita o di fare impresa è talmente... Perché la S lunga che conosciamo, come noi chi vive al nord lo conosce molto bene, ha fatto delle cose eccellenti, ma non mai neanche in Svizzera è andata e neanche poteva, con quei metodi che ha, con la gestione virtuosa della gestione per metro quadro di profittabilità o di vendita o centimetro cubo,
come molte nostre aziende, sono talmente esauste per aprire un punto vendita, ci mettono 10 anni, sono finite. Per abbiamo un grande un altro personaggio di Marco Brunelli che a 93 anni ancora compra terreni per fare super ipermercati o centri commerciali, 15 anni, e molto spesso si incappa nell'amico dell'amico che dice ti aiuto a snellire la pratica. Quindi questo, quindi granularità è purtroppo. Allora cosa fanno i fondi private equity? Io sono advisor di alcuni fondi. La prima cosa che fanno, l'opportunità italiana, è quello di fare un'acquisizione e poi fare gli add-on, cioè comprare rapidamente lo stesso e consolidare, lo fanno già. Le banche potrebbero aiutare, cioè mancano le competenze, e l'ha detto Giovanni Gigli poc'anzi, in molti settori, l'ha detto il nuovo Presidente del Consiglio, mancano le competenze nella pubblica amministrazione. Occorre, il mondo sta cambiando rapidamente e noi siamo in grado di adeguarci e di seguire questo trend, o qualcun altro lo farà, ma a favore di chi? Di altri paesi che sono più agili, più rapidi, che hanno capacità di mettere a terra decisioni in modo più rapido. E noi siamo un paese, siamo un piccolo villaggio di 60 milioni di persone in un pianeta che ne ha 7 miliardi e 8. Quando io sono nato eravamo 2 miliardi e mezzo, oggi siamo in poco tempo, adesso la mia signora di età è poco. Però questo è il mondo, la gente vuole accedere al benessere. Tutti, la Cina si pensava 30 anni fa che era fatta solo di ristoratori cinesi con le lampade rosse fuori. Siamo accorti che è un paese che compete e sta vincendo anche con gli Stati Uniti d'America, evidentemente, nella produzione di ricchezza. Noi siamo un piccolo villaggio che ha una grande vocazione. Io mi sono occupato di Ministero dei Beni Culturali, ho viaggiato molto in giro per il mondo per promuovere la cultura italiana. Siamo ambiti, siamo la culla della civiltà occidentale, siamo quelli che hanno influenzato l'Occidente con la cultura romana, siamo visti con ci vogliono più bene dall'estero di quanto ci vogliamo bene noi, spesso ci denigriamo. Però abbiamo grandi possibilità, ripeto, per esempio che il turismo culturale, il turismo in generale, enogastronomico, sportivo, culturale, you name it. Non ci sono infrastrutture, abbiamo infrastrutture nostre, si parla da decenni, sono la lentezza del trasporto su merci, di merci che porta il prodotto dalla factory al punto vendita, per esempio, ancora troppo lungo e troppo costoso. Abbiamo molti temi che sono grandi sfide e grandissime opportunità. Occorre governi, lo dico perché, che siano con un grande senso dello Stato, con una visione più lunga, non nel breve periodo precario. Si parla già, c'è un governo tecnico, però, peraltro Mario Draghi viene dalla pubblica amministrazione, quindi adesso si dice scadrà perché nel prossimo mese, il prossimo anno, è un peccato, perché creiamo precarietà nella capacità di creare, di perseguire su strategie che poi rimangono a metà perché è l'ultimo che arriva. Questa è la debolezza della nostra governance, cioè se noi gestissimo le nostre aziende con lo stesso tipo di governance che lo Stato, saremmo già falliti. Infatti noi siamo, abbiamo il debito pubblico più alto, abbiamo la crescita in Europa, ci compariamo con l'Europa più bassa, siamo e competiamo a volte con la Grecia, a volte con la Spagna, ma neanche con la Spagna, quindi però siamo too big to fail, e quindi questa è la nostra grande opportunità. Io vedo questa. Abbiamo bisogno Mi segnalo un attimino di andare in chiusura dalla regia, e così magari lasciamo un minuto. Questo volevo trasmettere, questo tra granularità e opportunità dello Stato. Grazie. Per lo Stato. Siamo vicinissimi alla chiusura. Non so se Fera o Gigli vogliono una chiusura veloce da un minuto. Fera? Ah, cosa dire? Io tifo Italia, cresci della tifo Italia, quindi speriamo di fare il sistema con tutti, e siamo veramente pronti a mettere a disposizione le competenze, perché non lo dico con presunzione, come diceva il dottoressa, noi le abbiamo e siamo pronti a mettere a disposizione del sistema, e però dobbiamo lavorare insieme, perché difficilmente da soli non riusciamo, dobbiamo avere un'idea molto chiara tutti insieme di dove vogliamo far uscire, dove portare fuori l'Italia da questo momento difficile. Giovanni? No, io direi, io sono uno di quelli che dice che la vita tra poco ricomincerà, dico magari non esattamente come prima, ma insomma dai, ecco. No, qui abbiamo una carta grossa, scusatemi, che è l'Europa, perché
rispetto a come ci ponevamo noi e come si poneva l'Europa verso noi prima, potrebbe cambiare, ma attenzione, potrebbe cambiare nel bene e nel male, per adesso questi dicono vi abbiamo aiutato bene, però adesso dimostrateci che vi abbiamo aiutato, ecco, che valeva la pena aiutarvi, e qui ci abbiamo delle risposte da dare, punto fondamentalissimo. Ottimo, grazie a tutti. Allora abbiamo visto diciamo le criticità, abbiamo visto le opportunità e i rischi. Io ringrazio tutti e tre i relatori, Giovanni Gilli, Mario Fera e Mario Resca, e auguro a tutti una buona giornata a conclusione del forum UTP-NPL di Le Fonti TV. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Arrivederci.